Una squad da combattimento cazzuta assurda. Noi quattro insieme risolveremo tutta la situazione da veri gangsta. Fichette, giratevi, brutte femminucce. È arrivato il mistico, l'unico, inimitabile Ronaldo Junior. Ho uscito da Lamborghini Urus o sono a botte? A quanto pare il mega rissone è iniziato e l'aia. Colpo segreto, no, ho preso Omega. Tieni carte il colpo segreto, pammato. Ha dato fuoco alla postazione. Madò, tutti i computer, che sta facendo? Voilà, pagliacce e pagliacce, come gozzo, come state? Spero tutti quanti a bomba e ben ritrovati in questo nuovo video su GTA 5 con il nostro Ronaldo Junior a bomba. Allora, ragazzi, se vi ricordate nell'episodio precedente che è uscito un giorno fa, Ronaldo Junior e McGregor sono stati picchiati e, diciamo, hanno rubato anche la Lamborghini Urus a Cristiano Ronaldo. E vi ricordo che Ronaldo, ragazzi, impotente perché è sotto, non so, arresti domiciliari, quello che è, non può far nulla. Quindi gli unici che possiamo fare qualcosa siamo io, Ronaldo Junior e altre persone che vi avevo incaricato di scrivere una squad da combattimento cazzuta assurda per devastare tutto nei commenti. Quindi, ragazzi, ho preso un po' di commenti, ho plasmato una squadra veramente bomba. Quindi oggi vedremo Ronaldo Junior, ragazzi, con la sua squadra che cercheranno di recuperare un po' l'irrecuperabile, la situazione che è andata persa nel video precedente. Vi ricordo, ovviamente, guardatelo fino alla fine per scoprire se i nostri eroi ce la fanno, perché a fine video sapete già che saluto 5 di voi su Instagram. Quindi, ragazzi, ricordate di venirmi a seguire, che lo trovate qui, basta cercare su Instagram @RealAnthony, venirmi a seguire e avrete la possibilità di essere salutati da me e da Ronaldo Junior. Ronaldo Junior penso si stia preparando a fare il suo discorso, quindi ora dobbiamo spiegare il piano anche alla nostra squad, di cui voi ancora non sapete, insomma, non sapete chi sono i componenti. Allora, signori, il piano è il seguente: sono state rubate, anzi è stata rubata una Lamborghini Urus da qui, da mio padre, e mio padre è attualmente agli arresti domiciliari e non può fare niente, e siamo con le mani legate. Quindi ho deciso di formare questa squadra composta da Spera e Basta, il sottoscritto, Omega e McGregor. E ovviamente io, il capo, Ronaldo Junior. Madonna, ragazzi, best squad ever proprio. Quindi, ricapitolando, abbiamo il pazzo, che sarebbe Ronaldo Junior, il campione di arti marziali, lo youtuber e il drogato della situazione. Quindi noi quattro insieme risolveremo tutta la situazione da veri gangsta, da veri mafiosi. Distruggeremo quello, cioè non facciamo cattive, non distruggiamo nessuno, ragazzi, siamo persone a posto. Se, ma dove? La faremo pagare Ibrahimovic, Icardi e Young Signorino. Sfera e Basta, io ti ho chiamato apposta perché Young Signorino si è unito alla causa, ragazzi, ed è venuto qui e si sono rubati la Lamborghini Urus, che era di papà, in realtà prima era di Icardi, ma è un altro paio. Quindi, signori, avanzate le richieste di combattimento. Io sono pazzo, lo sapete, Ronaldo Junior è uno sclerato e dalla mia parte abbiamo i Molotov, quelli ci sono sempre. Che poi fare i Molotov non ci vuole niente, basta prendere una bottiglia, mettere un asciugamano dentro, versare del liquido, l'accendino, hai fatto il Molotov. Non fatelo a casa, sennò poi mi vengono a denunciare dicendo: Omega, fai tutorial su come si fanno i Molotov. Il punto è che anche Ronaldo Junior, un bambino come lui, può farli. E Ronaldo Junior ha tutte le carte in regola per essere pazzo e per fare questo. Bene, signori, allora, McGregor, ti metterai alla guida. Usiamo ovviamente quella blindata, perché, ragazzi, questa qui avevano provato anche a spaccarla, ma è blindata, quindi, cioè mezza blindata. Per cui andremo in macchina qui. E il piano ve l'ho spiegato, insomma, il piano è riprendersi la Lamborghini Urus e farla pagare come si deve. Quindi, ragazzi, vi voglio tutti cazzuti, da Omega a McGregor a Sfera e Basta, cioè scusate, Sfera e Basta. Macchina, ci stiamo trovando bene, a parte questo finestrino rotto, che è il finestrino che hanno rotto quando sono venuti a spaccare tutto, vabbè. E allora, sta guidando McGregor, avanti c'è Sfera e qui vicino a me c'è Omega. Guardate, ragazzi, ci sono anch'io, Sfera. Quindi il piano è andare lì, fare delirio, fare casino e riprenderci la Lamborghini Urus
e ovviamente puoi tenerla al sicuro dentro il garage e mai esposta fuori, ragazzi, perché in garage già è un po' più difficile da rubare. Siamo arrivati a destinazione e ho ripetuto il piano alla nostra mega squad dicendo che io mi occuperò della Lamborghini Urus. Mi pare ovvio che essendo un bambino, ragazzi, ho meno prestanza fisica di tutti, anche se non sono da sottovalutare dato che ho i Molotov. E ovviamente poi una volta presa la Lamborghini Urus cercherò di prendere o Omega o Sfera, mentre McGregor tornerà con la macchina che mi ha lasciato sempre in fondo alla strada, o con Omega o con Sfera. A quanto pare, ragazzi, stanno lì fuori che stanno parlando tra di loro Ibrahimovic e Young Signorino. Quindi, siccome in questa vita reale, ragazzi, succede di tutto, adesso facciamo così: io vado lì a parlare e al momento giusto sbucate voi e facciamo l'imboscata stile Call of Duty. Forse devo smettere di giocare alla PlayStation 4 la mattina con Ronaldo Junior. Va bene, sono pronto. Non mi hanno ancora visto. Ehi, voi! Fichette, giratevi, brutte femminucce! È arrivato il mistico, l'unico, inimitabile, Ronaldo Junior! Guarda che non si girano, vi volete girare, porca miseria! Prendo una cosa, Young Signorino ha già preso una mazza in mano chiedendo che siamo venuti a fare a casa di Ibrahimovic e Cardi. E ci sta già facendo intendere cosa vuole fare. Io, ragazzi, sono con la mia squad, quindi ora chiariamo un po' le idee. O mi ridate la Lamborghini Urus che avete rubato, oppure me la prendo da solo. Non ho idea di dove sia Icardi, ma io e la mia squad siamo abbastanza incazzati per quello che mi avete fatto. Quindi, siccome mi avete già rotto un ginocchio e voglio rompere anch'io qualcosa adesso, o uscite da un pochino Urus o sono a botte. Ibrahimovic sta dicendo che non c'è problema di farci sotto senza problemi, che ci sbattono subito a calci in culo fuori dalla loro proprietà. Bene, questo è da vedere. Oh mio Dio, ragazzi, non si sta capendo niente. A quanto pare il mega rissone è iniziato e cioè, in realtà non sto capendo niente se stiamo avendo vinto o meno. Ma ce l'hanno, aia, ce l'hanno tutti con me. Sfera che ancora si sta scaldando, guardate, mentre ci sono. Sfera, vai, picchialo, colpo segreto. No, ho preso Omega. Vai, McGregor, ragazzi, dobbiamo picchiare assolutamente, anche se dobbiamo ricordare il piano. Noi non siamo venuti assolutissimamente qui. Oh, forse Young Signorina data a terra, ragazzi! Young Signorina data a terra! Stiamo ricordando, noi siamo venuti qui assolutissimamente per fare a botte, ma dobbiamo recuperare subito la Lamborghini, che sicuramente si troverà qui nel garage. Vediamo se c'è qualcuno. Oh, c'è Cardi! È il momento, è il momento! Tieni Cardi in campo segreto! Pammato! Allora, volete sapere qual è la cosa divertente? Che nonostante i Cardi, cioè, lo abbiamo praticamente quasi menato, stiamo correndo praticamente intorno a tutto il garage perché Ronaldo Junior, cioè, in realtà non capisco perché c'hai i Molotov, vorresti dare fuoco alla postazione, era da giornata, dai fuoco! Oddio, lo sta per fare. No! Oddio! Mi ha dato fuoco alla postazione! Madonna, tutti i computer, che sta facendo? Ok, ragazzi, la situazione va precipitando perché ha preso tutto fuoco. Il Cardi si sta incazzando, non sa che fare. Io me la sveglio. Oddio, piano, devo prendere qualcuno per il ritiro. Chi c'è? Omega, Omega Sfera. Dove sono andati tutti? Oddio. No, so, non me ne frega, oddio, stanno tutti correndo fuori. Oddio, metti sotto, signorino. Mato. Ragazzi, non ci ho capito niente, vabbè, ma da che vada, stanno la macchina lì, se ne tornano tutti quanti a casa. La priorità comunque era recuperare la Lamborghini Urus e direi che ci siamo riusciti abbastanza. Allora, non ho capito, mato, per poco la sfida, cioè non ho capito niente, perché sinceramente c'era anche il signorino che stava scappando, Ibrahimovic che si era buttato su un muretto, Omega che non so che cazzo stava guardando, vabbè, non lo so che stavo guardando, McGregor e Sfera erano spariti, ragazzi, forse si erano nascosti, o forse erano andati KO, vabbè, non mi interessa, dobbiamo recuperare la Lamborghini, perché adesso possono morire tutti. No, non è vero, ci hanno comunque aiutato in questa grande impresa. Non ci credo, è stata l'impresa più bella di sempre. Ronaldo Junior è deidratato, senza vita, e dobbiamo andare a bere qualcosa. Ovviamente sono tornati sia Omega, McGregor che Sfera, che tra l'altro McGregor mi ha raccontato che Ibrahimovic, cioè, gli ha fatto uno sgambetto, sono caduti tutti e due. Sfera si è fatto male alla testa ed è caduto nel prato, ecco perché Ibrahimovic si stava per buttare nel prato e poi è inciampato. Comunque, a quanto pare, vedete, ragazzi, anche io nel gioco sono felice che abbiamo recuperato la Lamborghini Urus, anche perché è stato veramente un inseguimento proprio pazzesco, anche se inseguendo non provo, però abbiamo fatto veramente un video molto molto bello. Quindi, se il video vi è piaciuto, obbligo, ragazzi, è d'obbligo un bel mi piace, perché come avevo detto anche in un altro video, che se raggiungiamo i 4000 mi piace, Ronaldo Junior da Lamborghini Urus, ovviamente senza farlo scoprire a papà, perché quando scoprirà Ronaldo, ragazzi, Ronaldo penso che sarà molto molto felice. Commentate, ditemi se vi è piaciuto il video, ovviamente, dato perché questa squadra l'avete scelta voi, non l'ho scelta io. Iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi video, quindi andate giù, ragazzi, ed iscrivetevi, mi raccomando. E come promesso, amici miei, in ogni video saluto le ultime 5 notifiche di Instagram. Saluto Gabri Crolla 10,
Dez Edo, Samu Vallone, Serena Tarsilla 07 e Gaming Mattia. Questi ragazzi sono i 5 di oggi. Se che volete essere salutati, fate come Ronaldo Junior che vi viene a seguire su Instagram. Per cui ci conto ragazzi, ci spero che lo facciate. Cercate @RealAntonio, ne trovate qui in descrizione. Passateci 5 minuti così alla fine del video saluto 5 di voi. Mi raccomando, ci conto, quindi ricordatevi. Per questo video è tutto ragazzi, grazie ancora a tutti per la visione, qua è Megozzo e ci sentiamo al prossimo video, ciao!